Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio Pokémon Scudo. Abbiamo appena sconfitto la palestra di tipo erba, la prima palestra della Lega Pokémon. E dunque, vorrei un attimino fare un giro qui perché mi sembra che lì ci sia proprio una Pokéball. Magari facendo il giro qui dietro trovo una scorciatoia che mi permette di andare a prendere quella MT. Eh sì, a quanto pare c'è. Vediamo un po' cos'è. MT 97. Ce ne sono addirittura più di 90. Io pensavo almeno tipo più di 60-70, però sono 90. Più di 90, il che va benissimo. Dunque, a questo punto penso che si possa passare di qua per andare nella prossima città, oppure più semplicemente mettiamo la mappa. Eccola qua. Dobbiamo arrivare a Killford, quindi sì, noi siamo qui, possiamo tranquillamente... Aspetta un po', specchio del gigante. Ah, questa è la terra selvaggia, bene. Possiamo fare così, dritto per dritto. Non male. Attenzione però, lì abbiamo una specie di celebrità. Che Pokémon abbiamo davanti? The Crow. Allora mettiamo un attimino Strike. Che vorrei richiamare Strider come personaggio di Mortal Kombat, perché mi piace di più il nome. Addirittura, ah, ma lei è l'intervistatrice. Ehi, Spida Palestre, concedimi un'intervista al volo. Una lotta Pokémon è il modo migliore per conoscere a fondo un allenatore. Allenatore Pokémon più talentosi brillano davanti all'obiettivo della medaglia Gamera. Mi dava questa impressione questo, questa voce deve avere lui. E se non è canonico, Chiara e Luke. Insomma, abbiamo preso un bel po' di punti esperienza. Non male. Non trovo le parole per descrivere il tuo infinito potenziale. Ho perso, questo vuol dire che il mio reportaggio sarà un fallimento. Non lo so. Mandalo in onda e vedi che ti dice la gente. Ma un'intervista quindi non la vuoi? Spero che vorrei concedermi altre interviste. Vabbè, almeno con Teo e Tea si poteva fare un'intervista, una specie di intervista. Qui abbiamo dei Pokémon già conosciuti che non mi interessa assolutamente catturare. Non so se bisogna scendere qui o andare sopra. C'è uno Skitty, ah no, quello è Stafford, mi sembrava Skitty per un attimo. Infatti Skitty è stato colto dal genocidio masudiano. E qui c'è un'area per campeggiare, ah, e poi si ricollega sopra. Allora un attimino vediamo se c'è qualche altra Pokéball. Sì, c'è un MT 31, attrazione. Io a dire il vero le zone selvagge le ho esplorate un pochettino. Insomma, ho trovato una sola MT, ma penso che ce ne siano altre. Non ne sono sicuro però. Abbiamo uno chef. Ah, vado in cerca di bacche appetitose e invece mi batto in una sfida gustosa. Se c'ha pure il baffetto. Oddio, baffetto, barba però. Se aveva il baffetto era ancora più francese. No. No, 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 no. No, 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 no. Ditemi che lo sto vedendo solo io. Ditemi che lo sto vedendo solo io, che quella è una mela. Mi sto... è un'illusione, non può essere vero. Non è ok, non va bene, c'è qualcosa di sbagliato. A questo punto entrerei giusto un attimo a dare un'occhiata. Oddio, cos'è questo? Che roba. Un Toxel, è un Toxel. Ha portato a spasso. Va bene, però è in un modo. È nato un Toxel. Ah, ricevo Toxel, ok. Era quello quindi, quel Pokémon lì. Da paura. Che figata, elettroveleno. Produce elettricità grazie a una reazione chimica delle sue tossine. Il voltaggio è debole, ma può intorpidire il nemico. No, nessun soprannome. Lo invio ai box. Vorrei portarlo, però ho già un Pokémon elettro. Mi dà anche 5 caramelle rare XS. Wow! Caramelle esperienza, vabbè, rare, dai. Ok, sì, Ride Dynamax, brava. Signora, lei... Ok, lei mi parla dell'ostello, no. Quindi se lei mi ha dato il Pokémon schiuso dall'uovo... Ok, va bene. Niente, allora a questo punto... Inoltre è il livello 1. Paura. Le mosse di Bobuio, Spettro e Coleottero spaventano i Pokémon aumentandone la velocità.
Tipo scappa, deve essere super veloce. Livello 1 Toxel. Ah, non per il momento, dai. Andiamo avanti così. Non importa. Oh, che succede qui? Aspetta un po', dove vai? Dacci la tua bici, dobbiamo attraversare questo ponte infinito. Inside la tua bici sarà uno scherzo inseguire gli sfidapalestre. Le nostre azioni di disturbo saranno ancora più efficaci. Che idiozia. Tra l'altro non avete nemmeno Rotom con voi. Sfida palestre, questi ragazzi sono ladri di biciclette. Wow, quindi come nel film? Da loro ciò che si meritano, io avrei la mia gratitudine. Però devo fare tipo la mano a Conchetta? Perché quello c'ha porta la mascherina, quindi la voce esce così. Ehi, non siamo ladri di biciclette, le prendiamo solo in prestito per inseguire gli sfida palestre e farli stancare. Ma tu meriti un trattamento speciale, quindi ti conceremo per le feste con una sfida bestiale. Come ti pare? Se vuoi morire per mano mia, fatti sotto. Ma tipo voi, cercarvi un lavoro come tutte le persone normali, no? Vi fa tanto schifo? Allora, ti sei abbassata la cresta? Con uno sfidapalestra del tuo calibro in circolazione, il nostro idolo rischia di non vincere il titolo. Ma non finisce qui, te l'assicuro. Ecco, e muove la data a gambe levate, senza bicicletta, visto? Eccellente, sei un allenatore eccezionale e vedo anche che hai un Pokédex. Ciò vuol dire che hai un Rotom con te. Sai cosa ti dico? Piuttosto che farmela rubare dal team Yell, la regalo a te la mia bici. Prendila! Immagino che tu sappia quanto Rotom straveda per i motori. Li amo al punto che quando vedi una macchina con un motore ci si piazza subito dentro. Questo mi ha suggerito una brillante idea. Mi sono detto, se montassi un motore su una bici, di sicuro Rotom ci si infilerebbe dentro. Capisco. Su, prova. Divertiti con la tua bici rotomizzata. Alright, salta in sella assieme a Rotom. Visto? Così, con la mano a conchetta sulla bocca, si fa un tizio che parla con la mascherina. Vabbè, dai, su, non è facile. Toh, guarda, dai. Poi è istantaneo, eh. Mamma mia, ragazzi. Dunque. Ah oh, con B si accelera, piano 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 piano, e con A si frena. Ma dura solo un attimo, dura. E lì. Ah, spero. È Hope! Link, eccoti finalmente! Occhio, se ti avvicini ancora un po' scatta la sfida, eh! Perché me lo dici? Hope, vorrei forse... certo. Ti avevo avvisato! E ora abbiamo entrambi la medaglia erba e se vogliamo proseguire nella gara dobbiamo battere ferro finché è caldo. Ogni momento è buono per allenarsi. Ma chi lo dici? Parte la sfida di Hoppa, allenatore! E manda in campo Wulu! Non male! Per il mio strike, ovviamente. Vediamo di che pasta sono fatte le nostre squadre ora che abbiamo entrambi una medaglia. Vediamo. Però Wulu potrebbe assorbire l'elettricità nel suo corpo e poi rilasciarla al momento opportuno, dato che ha un pelo folto. Tipo Marip? Ah, lo sapevo che non bastava, però insomma, ancora ruggito. Poi dovrò per forza cambiare Pokémon perché è troppo debole oramai. A meno 2 di attacco. Non è la metà, ma è comunque tanto. No! L'evoluzione di Grookey! Wakei, ah perché Wacky, ah, Wack. Sì, perché colpisce con i bastoni, certo. Però quel TH non capisco per cosa stia. Sei un geniaccio, ormai sai benissimo come funziona il rapporto tra i tipi. Sempre quello mi dici, basta. Doppio smash, ambipom. No, perché ha due bacchette, ovvio. Praticamente quando si evolve spezza il ramo che ha in mano. Ne usa due. Carino però, il colore è un po' troppo acceso, un verde un po' troppo chiaro per i miei gusti, eh. Anche lui ha Corvisquire, quindi cambiamo Pokémon. Rimettiamo Strike che contro il tipo volante è super efficace. Io all'inizio della serie dissi che non volevo un Rocky D con agitazione. Però certo, sguardo fermo non è che sia molto meglio di agitazione quando fai la run per conto tuo. Però lo preferisco.
Magari se l'avversario, se l'intelligenza artificiale avesse Pokémon con delle bacche, cosa che dubito abbia, sarebbe stato utile, ma gli avversari preferiscono utilizzare mosse che diminuiscono le statistiche e quindi penso che sguardo fermo su Corviknight sia più adatta di agitazione. Chompy al 20, al 22 si evolve in Dreadnought. E abbiamo sconfitto Hope. Non capisco, abbiamo entrambi la medaglia, Erba, ma sei più forte di me, com'è possibile? Perché se no il gioco sarebbe troppo difficile. Però, hai fatto progressi, Link. Vorrà dire che dovrò allenarmi di più. E mi dai revitalizzante, per quale ragione? È ora di affrontare Azzurra, la capopalestra di tipo acqua! Sì, scappa. Bravo, scappa. Giustamente viene trasportata dal vento, no? Attacchi speciali X. Vabbè, insomma, non ci faccio nulla di che. Anche se ricordate che gli strumenti X possono essere molto utili nelle lotte. Allora, Bulbo quando subisce una mossa di tipo acqua, il suo attacco speciale aumenta. Oh, interesting, interesting. Ok, questa è un'allenatrice, ma forse non mi ha visto. Ma il mio Pokémon mi dà una bella mano nel lavoro. Magari ci fossero Pokémon che ti danno una mano nel lavoro. Fabio, la donna in carriera. Che tipo di mano ti dà un Pokémon velenoso? Fammi capire, ti avvelena gli avversari? Non lo so. Quando arrivi in ufficio ti avvelena... Non lo so, come funziona? Allora, lui è tipo lotta veleno. Ho fatto morso, che è una mossa tipo buio. Contro il tipo lotta non ci va granché d'accordo. Ma se avessi fatto una mossa acqua, pelle arsa di Krogunk avrebbe assorbito il colpo e gli avrebbe restituito punti vita nel caso ne avesse persi. Oh yeah! Ma voglio capire per cosa aiuta il Pokémon nel lavoro. Il mio Pokémon mi accarezza per consolarmi. Ah, tutto qui? Io chissà che mi credevo. E invece niente, una cosa semplice semplice. Va bene. Siamo arrivati a Killford e... sfidiamo la palestra? Sì. Se non c'è nulla di importante da... Oh, cioè, lì c'è l'assistente di Rose con Beat. Ragazzi, la città è qualcosa di fenomenale. Una città portuale come quella dove vivo io. Bellissima. Allora, intanto centro Pokémon assolutamente, senza meno. Sapete cosa? Non ho mai fatto la mia... card... per la Lega Pokémon. Vediamo un po' quale posa di JoJo è migliore. Ah, ne ho poche per il momento. Teniamoci questa allora, dai. Andiamo avanti. Lucida. Ok, opaca. Olografica a quadri, vai! Perfetto! Ottimo, quella è la mia card. Nel caso dovessimo mai incontrarci online, cosa che dubito perché difficilmente io gioco online, figuratevi ora che sto registrando i video. Sono spiacente, ma in questo momento il presidente è impegnato. Guardalo! Come va in giro con quei pantaloncini? Hai 40 anni suonati, più o meno, e va in giro con quei pantaloncini? Vi prego di lasciarci passare. Largo, largo! E va bene, sarà per un'altra volta. A presto, presidente! Ci si vede, prometto che vi farò un autografo. Ma non è lui, Waffini. E vi regalerò anche una mia card della Lega Pokémon. Olive, non ti sembra di essere stata un po' troppo dura con le nostre fan? Vanno trattate con estremo riguardo. Del resto, dobbiamo tutto alla gente. Ne sono consapevole. È per questo che dobbiamo continuare a impegnarci costantemente per loro. Presidente Rose, anch'io farò tutto ciò che è in mio potere per essere utile. Ah, aspetta, tu eri... Beat! Ah già, Beat! Sono lieto di vedere che hai fatto tanta strada dal giorno in cui ti ho regalato un Pokémon. Chissà chi riuscirà a spuntarla nella sfida delle palestre. Tu o uno degli allenatori sponsorizzati dal campione?
Ha tutta la mia gratitudine per aver riposto la sua fiducia in me, presidente. La prometto che non la deluderò. E ora, con il suo permesso. C'è una bella panzetta però, presidente, eh? Ma guarda, Link! Sono curiosissimo di scoprire come mai Dandel ha scelto di sponsorizzare proprio te. A proposito, ho appena avuto una delle mie idee geniali. Presto affronterai la capopalestra azzurra, vero? Vieni a trovarmi quando avrai conquistato la sua medaglia e festeggeremo la tua vittoria con stile. Sarà l'occasione perfetta per conoscerci meglio. Presidente, dobbiamo andare. Metticela tutta per il glorioso futuro di Galar. Cioè, lui riconosce di più noi come allenatori che il suo beniamino che ha sponsorizzato? Il presidente ora si recherà al famoso ristorante Frangifrutti di Mare. Vai a tenere la medaglia acqua e raggiungici lì. Non farci aspettare troppo. Allora, a questo punto andiamo subitissimo alla palestra di Azzurra. Due palestre in due video. Ottimo, meglio di così non potevo sperare. Anche se la città sarebbe un pochino da esplorare. Ma lo faremo nel prossimo episodio, c'è sempre tempo. Oh, va a finire che non c'è. Ah, se cerchi la capopalestra è al faro. Ok, prosegui in direzione del mare e troverai il faro. Ottimo. Per di qua, vero? Non saprei, è la prima volta che vengo in questa città. Ah sì, wow. Cos'è? Ah ok, questa è azzurra. Eccola qui. Sei uno sfida palestre, non è vero? Hai indovinato? Sei sponsorizzato da Dandel, no? Sei diventato una mezza celebrità fra i capi palestra. Tieni, mio caro VIP, così anche tu saprai qualcosa di me. Ok. Mi va bene. Bene, ti aspetto allo stadio di Kilford. L'unica cosa che amo più della pesca è una bella lotta Pokémon. E non vedo l'ora di sfidarti. Va benissimo. Sì, cominciamo con i preparativi. Indossiamo la divisa. Ricorda che durante la missione non potrai usare box Pokémon. Ci mancherebbe altro. Troppo facile così, no? Ah, dobbiamo trovare il percorso. Questa l'avevo già mezza vista durante la demo della Games Week e dell'E3. La missione della palestra di Kilford consiste nel superare il labirinto e raggiungere il traguardo. Delle cascate di acqua ti sbarreranno la strada. Come farai a passare? Beh, se provi a premere quel pulsante rosso lo scoprirai. Ah. Ebbene, che abbia inizio la missione. Stavolta non urli come la scorsa. Per quale ragione? Ma quel fischio veniva da fuori o era il gioco? Benvenuto allo stadio Kilford, lasciati inondare dall'eleganza delle mie mosse di tipo acqua. Signorina, che vuoi? Timeball, ecco come si chiama, Timeball, non Timeball. Ma si legge Tai o Team. Devo vedere da cosa deriva il nome. Allora, prima di cambiare Pokémon, premiamo il pulsante rosso. E una cascata si ferma e se ne apre un'altra. Premiamo questo giallo, quella gialla si chiude. E ora ripremiamo questo rosso. E là. Oh, insomma, particolare come sfida, particolare. Dunque, devo arrivare là, quella gialla. Sì. Cambiamo un Pokémon, mettiamo davanti appunto Strike, che è di livello 19, ma ehi, può comunque sia allenarsi un pochettino, eh. Sì, però fammi arrivare lì davanti, per favore. E anche Corphish, Corphish, non avete idea di quando giocai per la prima volta a Zaffiro e Rubino, di quanto cercai questo dannatissimo Corphish. Poi scoprì dopo, che so, 30-40 ore di gioco, che si doveva pescare nel laghetto vicino alla pensione Pokémon, che si trovava facilmente lì pescando. Abbiamo battuto anche questa allenatrice e... Dunque, chiudiamo questo giallo. Poi
Premiamo questo rosso. E fatto così. Bene. Ma se io premo questo giallo, ora si apre questo davanti? Ah, mica stupidi, dice. Vabbè, lo freghiamo così il giocatore, no? E invece io mi frego perché sono più furbo e non lo faccio più. Ok, quindi ora devo premere quelle blu. Oh no, sei arrivato fin qui e adesso vorresti lottare con me. Guarda, se non ti giravi, io me ne andavo tranquillo per la mia strada, Amelia. Allora, di qui, ecco, perfetto, proprio questo volevo fare. Ma potevo anche evitarlo. Potevo? Fammi vedere. Allora, di qui adesso si chiude quella. Io apro questo. E vado qui. No, qui sono aperti entrambi. Allora, come funziona? Ah, ho fatto! Ah, ok, mi ero un attimo confuso. Mi sembrava che stessero aperti anche questi ancora. Fatto! Missione compiuta! Bene, ci siamo. Benvenuto sfida palestre, ci siamo già conosciuti, ma lascia che mi presenti ufficialmente. Io sono Azzurra, mi spiace che ti sia dovuto disturbare a cercarmi. Modestamente parlando, la missione del mio stadio è piuttosto ostica, eppure tu sei riuscito a superarla. Questo dimostra la tua arguzia. Sì, mi ero un attimo perso proprio alla fine, però sai, big brain quindi. Tuttavia, io e i miei Pokémon manderemo a monte tutte le strategie che escogiterai. Goldeen, un classico. Alla faccia, incornata. Ma scornata, no? Non incornata. Accidenti. È tosto sto Goldeen, eh? Mi sa che fa un danno tra 15 e 19. Vediamo un po' quanto fa ora. Infatti 19 ha fatto. Mi sa che il 19 è massimo. Perfetto, Goldeen è andato. Però mi ha fatto un bel po' di danni. Mi sa che mi tocca cambiare Pokémon. Beh, impara morso. Insomma, non è male morso, eh. A posto di tuono onda, che tanto... Oddio, potrei usarla qualche volta, ma... Non sono uno che... Che tipo che setup o comunque sia che usa mosse di status. Preferisco attaccare. E Chomp impara botte in testa. Buono. Arrokuda. Wow. Mando The Crow. Però lo uso intanto primo turno per ricaricare Strike e vedere insomma quanto è forte sto Arrokuda. Eccolo, è un altro Pokémon questo allora. Quindi Arrokuda è il Pokémon che inghiotte quel cormorano. Ah, quel Pokémon blu che abbiamo visto nel trailer, che appunto aveva il pesce in bocca e faceva il missile contro Machoke. Cavolo, mi sfugge il nome adesso, vedi?
morso, quindi è un barracuda che possa evolversi? Sarebbe figo. A sto punto ce lo facciamo. Acquagetto! KO? No, perfetto. Cospennata allora noi sì. Di questo punto facciamocelo con Corvisquire e via. Perfetto, perfetto. Lei manda Dreadnought. E allora io faccio Dynamaxare Strike. Il suo livello Dynamax è base, quindi non sarà molto forte, però almeno combatteremo alla pari. Mi resta un solo Pokémon, ma è la perla più brillante della mia squadra. Con quale faccia spiritata? Dynasaetta! Allora come ti pare? Perfetto. Andiamo avanti con Dynasaetta. Ah, lei è più veloce. Abbiamo un regalino per te. Incassalo se ci riesci, tutta sorridente. Ah, aia, questa farà male. Oh, yeah. Va bene, devo aspettarmelo. Scopo esplode. Come è successo a Eldegas. Va bene. Ho ancora qualche asso nella manica. Non è vero, non ho niente. Aiuto, dai, una tenebre, più veloce! Quanto è veloce! Accidenti! Mandiamo Starchild. Potrebbe fare qualcosa Starchild. Oh, è finito il Dynamax. E se invece rivitalizzassi i miei compagni caduti per prendere qualche punto extra? Con Kilama. Quanto fa? Alla faccia però, Dreadnought è forte. Sapete che c'è Starchild al 24, gli altri non ci sono ancora. Quindi preferisco revitalizzare gli altri e magari far subire il KO a Starchild, che però è già al 24. Si perde un po' di punti, ma evita l'attacco, evita! Evita l'attacco! Se sono più veloce... Quanto è veloce questo Dreadnought! Che cos'è? È forte e veloce, ma che significa? E adesso smette di piovere, proprio quando la pioggia non fa più danno, smette di piovere. Ah, mi aveva dato un po' di speranza. Io ero pronto a sacrificarlo, ma vedevo la speranza, dato che missava. Ah, mi hai deluso. È un vero peccato. Ah, ma è roccia! Con Kilama. A questo punto
vado con tappo, penso di essere più veloce. Quanto ho di velocità? 48. No, mi sa che non sono allora. Più veloce lui. Allora, facciamo così. Dato che è molto forte, mando Chompy. Super pozione. Su Strike. Provo a fargli incassare un Conchilama. A Strike. Perché mi sa che fa Conchilama sicuramente. Conchilama è fisico e crea contatto col Pokémon, perché in teoria userebbe una conchiglia, però farebbe da conduttore quella conchiglia, secondo una logica del mondo umano. Cavolo. Sciottato da far paura. Sono più veloce. Oh, ok. Attacco speciale diminuisce. Wow, Swiper ci salva il sederone. Wow, Swiper, wow. Ma gli altri sono lentissimi, ragazzi. Oh, ho beccato le IV più schifose di velocità, oppure fanno proprio schifo di base, non lo so. Però è vinta. Io e i miei Pokémon migliori siamo stati trascinati via dall'impeto della tua potenza. È sudata però. Accidenti a te quando sei forte. Non posso crederci. Ma non posso far altro che ammettere il tuo talento. Tu e la tua squadra avete lo spirito necessario per affrontare tutti gli ostacoli che vi troverete davanti durante la sfida delle palestre. Sono sicura che il vostro ingegno vi guiderà dritti alla lotta contro il campione. Ti ringrazio per queste belle parole. Meritate a pieno titolo la medaglia di questa palestra. Ora puoi catturare Pokémon fino al livello 30. Ora dovrete affrontare il capopalestra di tipo fuoco. Sono sicura che sarà più che felice di mettere alla prova la vostra forza. Link, sei riuscito a sconfiggere Azzurra, complimenti! Per festeggiare voglio regalarti questa MT. Mulinello. Oh, Mulinello una volta era un MN, che ricordi. In più, eccoti in omaggio una replica della divisa della nostra capopalestra. No, grazie. Non la metterò mai. Se siete riusciti a ottenere la medaglia acqua, vuol dire che avete un grande potenziale. Vi terrò d'occhio. Bene, Cugia, allora, a questo punto usciamo di qui e concludiamo anche questo episodio. Ma attenzione! Il presidente ti aspetta al Francifrutti di mare. Eccoti la sua card della Lega Pokémon. Così lo riconoscerai facilmente. Non farlo attendere. Ma era veramente Rose quello? Il presidente Rose non ama procrastinare gli impegni. Ti aspetta al ristorante. Ah, sì! 4 volte me l'hai detto. Andiamo al centro Pokémon. Riposiamo la nostra squadra. E Kuj, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Pokémon Scudo. E vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!